Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con un video speciale perché è la terza parte in cui apriamo ben 5, vediamo se riesco a farvi vedere tutte, 5 buste a sorpresa di Tiger. Queste qua sono quelle da 3 euro perché nel momento in cui sono andata a prendere non c'erano quelle più grandi da 5. Ho chiesto alla commessa e mi ha detto che dipende dai momenti, alcune volte fanno quelle da 3, alcune volte quelle da 5, alcune volte miste. Comunque se ve li siete persi vi lascio qua la playlist di Tiger in cui trovate i due video precedenti in cui aprivamo le buste di Tiger. Vi ricordo che alla fine del video saluterò 5 di voi, quindi se vi va arrivate fino a quel punto. Allora, direi di iniziare. Ho preso queste 5 buste di cui una è Sport. Questa qua col bollino verde, una è donna bagno, l'altra è ufficio, questa qui, poi un'altra ufficio e poi questa qua che non aveva nessuna scritta ma un bollino blu, quindi penso sia uomo, ragazzo, non so, comunque ho voluto provare un po' tutti i generi che c'erano, tranne bimbo e bimba perché magari trovavo dei giochini che poi sarebbero stati sprecati. Io direi di iniziare con questa qua che non ha scritto niente proprio. E dovrebbe essere uomo, penso. Iniziamo con la prima busta. Per fortuna non lo scotch e non le graffette, perché sennò ogni volta si rischia di farsi male. Provo a far vedere a voi. Non so se vedete qualcosa. Ora metto qui e pesco, se me la tengo qua più comodo. Allora, la prima cosa che trovo sono che carini! Sono dei set di gomme da mettere nelle dita. No, vabbè, questi li devo aprire, per forza. Sono delle gommine da mettere sulle dita. Vabbè, a forma di cavallo, mi pare. Sì! O di mucca. No, è una mucca! Questa è la testa della mucca, da mettere, che ne so, su questo dito. E poi qua ci sono gli zoccoli. Due zoccoli. E altri due. Questo è bellissimo. Ecco qua la mucca. Sicuramente non si metterà così. Questo andrà sul pollice, penso. Comunque, è una mucca. No, vabbè. Carina. Beh, delle gomme alla fine si possono sempre usare. Non ci giocherò magari mettendolo sulle dita, però si può usare. Poi andiamo avanti. Un portapenne di questo qua con la super cernierona. Penso che ci fosse qualcosa dentro, non invece solo il polistirolo, però bello. Bello questo qua. Bello, già questo penso costi sui 3 euro, 4 euro, non lo so, quindi già il prezzo della busta con questo penso di averlo ripagato alla grande. Ultima cosa. Non ho capito bene. 20 vouchers. Visti questi in italiano buoni, questi così, e dentro ci sono questi vari modelli. Provo a farvene magari vedere. Così, così, da compilare, da dare a un amico, penso. Così, così, e dai, carino. Poi cercherò di capire meglio se possono essere usati come bigliettini. Penso di sì, come bigliettini. La prima busta è finita, quindi abbiamo trovato questi voucher, portapenne e gommine a forma di mucca. Dai, direi che sono abbastanza soddisfatta. Poi fatemi sapere qua sotto qual è la vostra busta preferita fra le 5 che apriremo. Andiamo avanti, io direi di aprire donna bagno, questa qua. Vediamo un po'. Cerco sempre di farvi vedere. Non so se vedete. Ok. E pesco. Un portachiavi a forma di cuore, tutto brillantinato. Questo è bello. Bello, non so cosa c'entri con il bagno, perché comunque un portachiavi da mettere, penso alle chiavi, eccetera. Bello. Forse nelle buste donna o bagno, perché appunto c'è lo slash, magari io ho trovato quella della donna e non del bagno. Bellina, questo è bello, questo mi piace. Poi è già finita. Comunque questo, che
che è una pochette, scritto pung, in italiano, portamonete, sì, un astuccino, io penso lo userò più come astuccio, carino, è tipo di un tessuto un po' spesso, come fosse una specie di felpa, e dentro è così, con la sua cernierina e i vari smaltini rosa, carino, dai. Questo qua penso costi sui 2 euro e questo qua 1 euro, quindi 3 euro direi che ci siamo. Quindi questo è il contenuto della seconda busta. Fatemi sapere, poi mi raccomando, qual è la vostra preferita. Ora direi di aprire. Apriamo. Io direi di tenerci quelle ufficio alla fine e di andare a vedere sport. Vediamo un po'. Vi faccio vedere, non so se riuscite a vedere. Vado. Allora, questo. Questa è una carta igienica portatile. Va bene. Sì, carta igienica da viaggio a tre veli. Beh, chi non vorrebbe una carta igienica portatile? Questa penso costi su 1 euro, massimo 2. Vabbè, dai, è simpatica. Poi vediamo questo. Ah, è quello per portarsi mentre si va a correre, eccetera, il telefono dietro, che è un porta smartphone d'allenamento. Proviamo a vedere. Io devo aprire queste cose, sono curiosa. Allora, magari spaccare tutto. Eh sì, voi ci mettete lo smartphone qua perché sono elastiche queste qua e si può portare a correre. No, pensavo questa fosse una taschina, ma in realtà è solo la cucitura. Vabbè, dai, questo è carino per lo sport. Poi, vediamo se c'entra qualcos'altro. Questo qua, un elastico per fare gli esercizi. Questo è carino. Fascia per esercizi. Questo è comodo per fare gli esercizi a casa. C'è in molti video in cui, su YouTube in cui fanno vedere le sessioni di allenamento. Vabbè, carino questo. Quindi, nella nostra terza busta che è finita, che è finita, abbiamo trovato l'elastico, questo qua di un bel colore blu tra l'altro, la carta igienica portatile e questo per portare lo smartphone. Dai, anche questa carina. Bene, sono rimaste le due da ufficio. Quale apriamo, quale apriamo? Direi questa che non ha il bollino rosa, ci teniamo per ultima quella col bollino rosa. Vado. Guardate prima voi, se riuscite. Ok. Io pesco. Allora. Ah, questi qua sono gli sticky notes fatti a forma tipo di goccia. Sì, note adesive. Proviamo ad aprirlo. È un blocchetto. Vediamo se hanno la colla. Sì, sono di quelli che hanno la colla. Carino questo. Dai, questo qua poi è enorme, quest'ultimo. Belli. Sì, hanno tutti la colla, tutti e tre. Belli, questa è un'idea carina, mi piace. Poi, un altro portapenne con la cerniera. Ora ne ho due. No, però è simpatico così con la cernierona. Lo simpatico sempre con la sua cosettina dentro, dai. Simpatico. E poi. Sì, è l'ultima cosa, infatti poi la busta è vuota. Questa è una gomma. Vediamo che forma è. Una gomma a forma di pappagallo, di uccellino. Si muovono anche le si possono tirare sulle ali. Vabbè, che carina, no? Questa è più bella, ma come si fa a usare una gomma così? Ditemi. Volevo usereste mai una gomma così? No, è troppo bellina. Bene, quindi nella nostra quarta busta abbiamo trovato portapenne con la cernierona, gomma uccellino e sticky notes, questi qua. Bella, questa mi piace. Poi l'ultima, la quinta e ultima busta, questa qua con ufficio ma con anche il bollino rosa, quindi dovrebbe essere la donna. Togliamo lo scotch, guardate un po'. Riuscite a vedere, non so, io devo inquadrare bene. Ok, allora, questo
nastro decorativo. Adesso lo apriamo. Vediamo un po' come. Ah, carino, questo per decorare l'agenda o per fare un bigliettino personalizzato. È bello grande, tra l'altro, e penso che si stacchino queste specie di perline e si possano incollare su un foglio. Questo carino. Ah, comunque la busta di prima, sicuramente il valore con portapenne, gomma e stick notes l'abbiamo superato di 3 euro, mi ero dimenticata di fare la mia considerazione. Questo qua penso venga su 1 euro, massimo 2, penso. Poi, un altro sticky notes! Beh, è normale, l'ho preso comunque nella stessa giornata, nello stesso Tiger, è normale che qualcosina lo trovi uguale. Quindi questo qua. E poi... ah, delle altre gomme, ma stavolta non hanno la forma di un uccellino, ma sono queste infradito gomma di quella collezione che avevano fatto giapponese, con tutti i vari fiori, un po' kawaii con gli animaletti. Carine queste, anche queste, come si possono usare? Sono così pucciose, così carine. E poi, adesso c'è altra roba perché la sento ancora pesante. Bello! Bello questo! Quindi un quadernino a righe, con le pagine a righe. Bello questo, anche da portare in borsa. Fa proprio una bella figura, con tutte queste piume, sembrano tutte colorate. Una bella figura, sì, mi piace. La busta è finita, quindi questa è la nostra ultima quinta busta. Quadernino, gommine, nastro adesivo e sticky notes. Fatemi sapere quale busta vi è piaciuta di più e se il video vi è piaciuto lasciatemi tanti like, condividete il video e ora è il momento di salutare 5 di voi. Allora, voglio salutare Canal Friend, Bea ASMR, Sabrina Naciri, Simone e Giada Asprea, perché avevo sbagliato nell'altro video il cognome di Giada, quindi ho deciso di salutarti di nuovo. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi va seguitemi anche su Instagram, mi trovate come @alicelatte_basso e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!